Barbara, benedici la sua famiglia, Padre, ti prego, te lo metta davanti il trono della tua grazia, Padre, questa sera, questo ragazzo che si chiama Adrian, io non lo conosco, Padre, ma tu lo conosci, Padre, io parlo per mezzo di te, Padre, io non sono niente, Padre, sono un'umile peccatrice, Padre mio, ma te lo dico con tutto il cuore, queste cose mi escono senza che le penso, normalmente mi escono queste parole, queste preghiere per questo uomo. Padre, ti prego, stasera tocca il tuo corpo, toccalo, Padre, fallo rialzare, Padre, affinché Barbara non pronuncerai mai più quella parola a dire sì, sto male, no, sta male come prima. Falla pronunciare sì, mio marito sta bene, è un nuovo giorno, Padre, grazie perché vado a letto, grazie, Padre, perché mi alzo, grazie, Padre, per questa giornata. Padre, dammi la forza, la benedizione, Padre, per poter accompagnare mio marito, per dargli la forza. Fammi rivedere me, Padre, salva la mia anima, così posso aiutare mio marito ad andare avanti. Se ti rinforzo te, Barbara, Gesù, tu rinforzi tuo marito. Amen. Amen. Grazie, Francesca. Gloria a Dio. Grazie, Gesù. Grazie, Amen. Fratello Angelo. Prego, sorella. Coraggio, grazie, sorella. Grazie, Padre mio. Alleluia. Roberto, vuoi dire qualcosa o hai pregato in silenzio? Ho pregato per conto mio. Va bene. Allora, grazie. Sorella Barbara, tocca a te pregare, asciugati le labbra e prega, ma non come hai pregato prima, adesso pregherai come una santa Barbara. Vai! Santa Barbara, Gesù, ti prego di rialzare mio marito, di farci guarire queste gambe, di camminare, Padre. Vieni Spirito Santo, vieni a Gaffio, riempilo del tuo cuore, vedi che sei essere fedele, Padre. Te li prego, Padre. Affio avvicino a te, Padre, te li supplico. Perché Affio non vuole parlare, Padre. Tu sai i suoi peccati, Padre. Liberalo. Liberalo, Padre. Tu lo sai quello che deve fare, Padre. Facciamoci chiudere. Grazie, Padre, grazie, alleluia, alleluia, amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Padre Santo, gloria nel nome Santo di tuo figliolo, apriamo questa parola con amore. Signore, so che tu ci benedirai e ci hai benedetto e benedirai il fratello Alfio, perché posso dire adesso, perché ho sentito dentro il suo cuore che lui ha mosso un macigno dentro il suo cuore. Alfio, complimenti, complimenti Alfio, perché ho sentito che hai mosso il primo macigno dentro il tuo cuore, perché io ero lì vicino a te, dentro il tuo cuore stasera. E gloria a Dio, ho visto che tu hai voluto iniziare l'opera di salvezza. Adesso tranquillizzati, Alfio. Ho sentito che tu ti sei già mosso. Ora sicuramente questa notte, domani notte, domani durante il giorno qualcosa cambierà dentro di te, perché sta a noi, basta che noi diciamo vogliamo essere in questo modo, noi saremo in questo modo, ma bisogna che lo dichiariamo, noi dobbiamo dichiarare. Adesso, Padre, voglio dire una similitudine, Padre. Amen. Voglio dire una similitudine. Io sono venuto dalla Germania per sempre e sono andato a fare dei documenti, e fra cui nei documenti al comune mi hanno fatto dichiarare quello che io sono attualmente qui a Licata. Io sottoscritto Angelo Picone, nato il 20 del 4 del 1954, dichiaro che sono adesso residente a Licata, via Trazzera, piazza Almerina numero 13, Licata, provincia di Agrigento.
92027. Data e firma Angelo Picone. Ho fatto una dichiarazione per iscritto e con la mente, perché pensavo quello che dovevo scrivere. Questa è la dichiarazione. Alfio, se non la fai scritta, non ha importanza. Falla con la tua mente davanti a Dio e dici: io dichiaro che voglio cambiare la mia vita. Io, Alfio, sottoscritto. Non c'è bisogno che nomini la data di nascita, che Dio ti sa chi sei. Basta che dici: io, Alfio, voglio cambiare la mia vita. Io sottoscritto, e ti firmi mentalmente con il sangue di Gesù. Amen. Come se prendessi quella penna che si usava una volta e la ammogliavi nel sangue di Gesù. E firmi. E hai concluso tutto, Alfio. Vedrai che tu sarai un uomo fortificato. Te lo garantisco io. Te lo garantisco io, amore mio, perché ti amo nell'amore di Gesù, e tu lo sai, se io non ti amavo ti avrei abbandonato da un bel pezzo, e tua moglie lo sa. Quante volte ti ho detto ti amo, e una volta mi hai detto: io ti amo e ti stimo. Non mi posso mai dimenticare queste parole, quando ti fregava il denaro quella persona che ti faceva i massaggi 3 volte alla settimana. Mi hai detto: ti stimo, fratello Angelo, parli di verità. Non mi posso dimenticare queste parole. E stasera, quanti soldi si prendeva? 25 euro ogni volta, ed erano 25, 25, 50, 75 euro la settimana. E non ha risolto niente. Eppure io, se stasera lui si alza e cammina, ho risolto, con l'aiuto di Dio, tutto. Sapessi quanto ho speso io per fare terapia, non ho risolto niente. Alzati nel nome di Gesù, Alfio, e cammina. Gloria a Dio, gloria a Dio. Adesso lasciamo stare tutto nelle mani di Dio. Adesso dobbiamo solo leggere la parola di Dio e lodare il Signore. E qui dice nel Salmo 4, vuole dire qualcosa, Alfio, vuole dire qualcosa? Sento che sta muovendo. Ma io non ho niente. Barbara, vuole dire qualcosa? Vuole dire qualcosa, vuole dire? No, fratello, no. No, vabbè. No. Grazie, grazie. Barbara, lui deve dire no. Fallo dire lui no. Non ti preoccupare, dai, lasciamo stare. Non è ancora la sua ora, non ti preoccupate. Come hai detto oggi, Francesca, hai detto non era la tua ora prima, ti ricordi che hai detto? Cosa devo dire, fratello? No, no, non tu. Tu. Alfio deve dire quello che io ho detto poco fa. Signore, metto tutto nelle mani del tuo figlio, Gesù Cristo. Però no. Signore, metto tutto nella mano di Dio. Di tuo figlio. Signore, metto la mano di Dio. Metta la mano di Dio. Amen. Hai visto? Ora lasciamo tutto nelle mani del Signore. Bene. L'ha detto Alfio, eh? Sì, l'ha detto Alfio. Sì. Gloria a Dio. Avete visto? Non è difficile. L'ha detto. Non è difficile. Ora non ci dire più niente, sorella. Queste parole lo fortificheranno. No. Lo fortificheranno. Bene, qui questo Salmo 4 ci dice: fiduciosa preghiera a Dio nell'avversità. Perché nell'avversità?
15 al maestro del coro per strumenti a corda, Salmo di Davide. E nel primo versetto dice: quando grido, rispondimi, oh Dio. Dice così. Perché ci vuole dire così? Quando grido, rispondimi, oh Dio, nella mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Vedete, vedete com'è bello questo salmo? Ognuno di noi dovremmo avere una Bibbia a portata di mano. Se non l'avete la Bibbia a portata di mano, andate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ci sono due Bibbie, una MP3 che la potete ascoltare con le cuffie e non disturbate nessuno, notte e giorno la potete ascoltare, e una in scrittura in tutte le lingue, sia di un lato italiano in tutte le lingue e sia dall'altro italiano in tutte le lingue. Questo è il miglior regalo che una persona vi potrebbe fare gratuitamente, e non è pesante, è un... sia uno che l'altra è un sito, è come una pagina di un sito che quando ci cliccate la salvate in preferite, così non è un setup che pesa e vi riempie il telefonino. Non pensate che neanche un K, sapete un K? È niente un K di peso, non è neanche un K, perché sul vostro telefonino o sul vostro computer non prende nessun peso e neanche spazio. Si aggiunge nei preferiti o nella sbarra dei preferiti, e quando siete per esempio con Google, da quel profilo di Google andate in preferiti e con la stessa pagina di Google entrate sia in quella audio Bibbia che sia quella in testo. Guardate che bello, questo è il più bel regalo che vi potrei fare. E qui dice nel secondo versetto: fino a quando, o figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Sela. Fino a quando noi non amiamo Dio? Fino a quando noi andiamo nelle avversità? Fino a quando andiamo dietro gli idoli? Fino a quando andiamo dietro queste religioni che non portano a salvezza, anzi ci sporcano? Tanto che questo ragazzo si voleva infilare la tonaca e non se la poteva infilare. Non se la poteva infilare perché c'era qualcosa che lo impediva. Vedete, c'è l'avversità. Queste religioni stanno distruggendo l'umanità. Solo quando noi ci pieghiamo le ginocchia davanti alle statue, sta scritto nella parola di Dio, in Esodo 20, i 10 comandamenti, non ti prostrare in nessun idolo, in nessuna statua, e nessuno che potrebbe rappresentare un Dio, neanche di me, dice l'Eterno. Io sono il vostro Dio che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Amen. E sono un Dio geloso, dice.
Sono un Dio geloso e punisco fino alla quarta generazione dei vostri figli e voi. Ma voi dite, ma tanto io non ce ne ho figli, ancora mi devo sposare. Sarà maledetta tua moglie, saranno maledetti i tuoi figli che nasceranno attraverso tua moglie, perché tu l'hai maledetta. Mentre tu ti prostri davanti a questa immagine, Dio maledice te e tutta la tua procreazione, non solo la procreazione che fai tu, non solo quella, Pace, Samantha, Dio maledice la progenia, ci fa Roberto. Vedete com'è diventato bravo Roberto? Sta comprendendo la parola di Dio, vera e propria. Voi fate maledire i vostri figli, ma poi dicono, è nato un mostro a mia moglie, non ce l'hanno neanche fatto vedere. Siete voi, Dio non vi farebbe mai un torto. Se voi camminate davanti a Dio giustamente e non vi inchinate davanti a Padre Pio. Ma chi è Padre Pio? Padre Pio, quando era vivo, era uno che pregava, come me. Basta, è morto, basta. Quando io morirò, non sarò nessuno. Non mi dovete fare immagini. Vi proibisco, se non scendo di là e vi sterminio. Non dovete, assolutamente, perché farete peccare a tutti quelli che guarderanno. Qui dice Dio, non vi dovete fare immagini neanche di me, dice, di Lui. Ecco perché avvengono catastrofe, palazzi che cadono, alluvioni, e poi dite, ma dov'è Dio che fa morire tanti innocenti, tanti bambini? Siete voi che avete maledetto questi bambini, e siete voi che siete nel peccato e cadete nelle tentazioni. Ma qui dice ancora nel terzo versetto, or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Dio si è appartato con qualcuno che è santo. Chi è? Gesù Cristo, Lui stesso. È sceso sulla terra, si è fatto uomo, in sostanza si infilò dentro il ventre di una bambina innocente e ci ha preso anche permesso attraverso l'angelo, si è trasformato angelo, gli ha chiesto il permesso a questa giovincella che si chiama Maria. Pace Virginia, preghiamo tutti per Virginia, sorella Francesca Cattere, puoi pregare per Virginia,